I vini pluripremiati calabresi hanno sbalordito gli operatori del settore anche alla kermesse Alto Tesina, il Merano Wine Festival, manifestazione alla quale la Regione Calabria ha partecipato per la prima volta, inserendosi tra le 650 aziende vitivinicole presenti. Sono molto fiero della partecipazione alla Calabria perché è un territorio che deve essere promosso, è un territorio che deve essere veramente valorizzato, ci sono i vini e dei prodotti straordinari e sono contento di poterlo fare all'interno del Merano Wine Festival, che diventi un inizio, diventi di qualcosa di importante. Per quanto riguarda invece la Regione Calabria, è soltanto l'inizio questo di una proficua collaborazione? È soltanto l'inizio, cioè da me, dal punto di vista mio, deve essere creato un percorso che adesso andrà avanti nei prossimi anni, ma anche con l'obiettivo di fare un evento dedicato ai vini del sud in Calabria. Beh, ulteriore importante missione della nostra regione in una kermesse nella quale non eravamo mai stati presenti. Il Merano Wine Festival è una manifestazione altamente brandizzata e lo si vede anche dal livello degli espositori, ma anche dal livello delle personalità presenti. E credo che la nostra regione abbia fatto bene ad essere presente in questi giorni, sia perché i nostri vini e i nostri prodotti hanno meravigliato, è la Calabria che non si aspetta nessuno, perché noi lo sappiamo, portiamo in giro tanta qualità, sappiamo che i nostri vini sono fortemente cresciuti, che il nostro settore agroalimentare è fortemente cresciuto e soprattutto ha manifestato una grande ambizione, che è l'ambizione della qualità, quella che noi chiediamo ai nostri produttori e che oggi dobbiamo raccontare anche in giro, non solo per la nostra regione, nella quale è necessario che si costruisca un sistema di consapevolezze, ma anche e soprattutto al di fuori dei confini regionali, per cambiare il racconto di una regione che si è stancata di essere ultima, di indossare sempre la maglia nera di ultima, di una regione che invece vuole risalire posizioni, vuole imporsi con grande orgoglio, con rispetto per tutti, ma con l'orgoglio e la consapevolezza di avere a disposizione armi importanti. Beh, è sempre un piacere trovarsi in quel di Merano, e anche quest'anno abbiamo avuto la fortuna di essere stati selezionati per rappresentare la Calabria con i nostri tre vini, Ripe del Falco, 160 e il Pecorello, felice, è il salotto buono dell'enologia italiana, quindi un momento di incontro fra colleghi e con clienti, wine lover, quindi è sempre bello essere qui a Merano. Poi quest'anno la Calabria ha anche una presenza regionale con uno stand regionale all'esterno della Cura House, quindi ancora meglio, ci sentiamo ancora più a casa. Che cosa pensa di questa idea dell'assessorato di organizzare un Merano Wine Festival South Italy? Beh, potrebbe essere un'idea vincente, potrebbe essere un momento, c'è già Merano Wine Festival a Siena, quindi farlo in Calabria potrebbe essere un po' un punto di aggregazione per le aziende del sud e anche per tutti i wine lovers, che così non eviterebbero di fare 1000 chilometri e arriverebbero direttamente in quel di Calabria. L'evento rientra nell'azione di promozione messa in campo dall'assessorato alle politiche agricole in collaborazione con l'ARSAC. Beh, innanzitutto stiamo, come dire, completando il posizionamento del sistema vitivinicolo calabrese nell'ambito internazionale. Merano è una tappa di avvicinamento, faremo anche il Pro Wine in Germania per parlare di vino, ma soprattutto legare il vino al territorio. Stiamo costruendo questo percorso, è in fase avanzata. Lo completeremo al Vinitaly, ci sarà un Vinitaly particolare, i vini calabresi anche in questa particolare localizzazione hanno suscitato grande interesse. Abbiamo costruito questo aspetto sia sui vini ma anche sull'enogastronomia, e l'aspetto dei vini e l'enogastronomia è il cavallo vincente secondo noi della promozione. Accanto a questo ora bisogna legare il territorio. Mostriamo i prodotti, mostriamo soprattutto i vini, c'è interesse, vini di qualità, dobbiamo praticamente coniugare anche l'olio e la filiera olivicola e dopodiché far arrivare in Calabria chi deve gustare il territorio.
abbiamo ricevuto molti premi quest'anno e siamo contenti sia per noi stessi ma anche per il riconoscimento che riusciamo a dare alla Calabria e per l'innovazione che ogni anno avviene, perché la Calabria deve si deve illuminare praticamente, deve avere maggior successo. Noi qua siamo presenti con il greco nero, con il mantonico, con il cauro e con il maiocco. La Calabria si sta facendo strada in modo molto impattante negli ultimi anni e diciamo ci sono realtà che stanno lavorando molto bene. Noi qui veniamo da tanti anni, sempre con piacere, è un contesto meraviglioso. Siamo presenti con l'Efeso, il Megogno e il Gravello. Due medaglie d'oro e una medaglia rossa. Qui funziona benissimo da tanti anni, è un evento splendido. Perché no, replicare al sud in una cornice diversa sarebbe divertente, senz'altro. L'approccio del visitatore è variegato, nel senso ci sono molti curiosi che hanno una grande apertura mentale, con molto piacere assaggiano varietà per loro nuove e interessanti, per cui è bellissimo venire qui anche per capire come reagisce un consumatore magari non avvezzo ai nostri vini appunto alle nostre varietà. Si sta lavorando per creare ulteriori occasioni per la crescita del sistema vitivinicolo con manifestazioni da svolgersi in Calabria. Ma intanto i vini di Calabria non sono una sorpresa, almeno per me, perché amo questa terra straordinaria Calabria veramente, perché la geografia enologica della Calabria è veramente entusiasmante. Territori unici che hanno ciascuno una propria identità e una propria realtà vinicola davvero, davvero eccezionale. Suddivisa per il lungo, perché questo è il bello della Calabria, questa terra che dalle montagne scende al mare, fatta di parchi naturali, fatta di storia, di cultura, di arte, di religione e di donne e uomini che lavorano con passione le proprie vigne e producono vini eccezionali. Quindi la Calabria è un patrimonio enologico da riscoprire, da portare avanti e da promuovere, perché non manca nulla per essere veramente ad alti livelli nel mondo enologico. Con il Merano Wine Festival abbiamo, grazie alla intuizione, alla capacità dell'assessore Gianluca Gallo, pensato di organizzare un evento nella prossima primavera in cui la Calabria sarà protagonista del Merano Wine Festival South Italy, ovvero il Sud Italia si presenta al mondo grazie al brand Merano Wine Festival nella splendida Calabria. E davvero, amici, non vedo l'ora che tutto ciò sia realizzato. Ci lavoreremo assiduamente a partire fin da subito per promuovere la Calabria, i suoi vini, la sua terra e le sue eccellenze. E poi, lasciatemelo dire, mia moglie è calabrese e quindi io ci metto qualcosa in più. Beh, questa è la grande novità. Il Merano Wine Festival sarà in Calabria in una sessione per i vini del sud, probabilmente nella prossima primavera. Ci saranno tanti giornalisti di settore, ci saranno tanti buyer che verranno in Calabria per scoprire non solo le nostre cantine ma soprattutto il nostro territorio e fare in modo che questa combinazione fra territorio e prodotto del territorio sia un binomio vincente e possa costituire quel modello di sviluppo al quale noi ambiamo. Noi vorremmo portare il format, portare cantine che non siano anche calabresi in una location particolare, in un borgo oppure in un elemento diciamo, di grande riferimento a livello culturale. Questo consentirebbe, se vogliamo, la creazione, diciamo, l'apertura sia ai calabresi che devono visitare la Calabria. Questo è un altro elemento importante, perché spesso praticamente noi abbiamo difficoltà a promuovere, diciamo, delle produzioni perché buona parte non li conosce, quindi c'è un'operazione che si sta facendo all'interno della regione e un'altra operazione che deve essere fatta all'esterno, ma credo, voglio dire, che un calabrese, anche un calabrese di ritorno, e a Merano ne abbiamo incontrati tantissimi, anche un calabrese di ritorno che trova una proposizione, diciamo, del sistema calabrese diverso, credo che sia una cosa importante. Su questo stiamo lavorando e questo è il mandato che ci ha dato il Presidente Occhiuto e l'Assessore Gallo. Cantina e feudo della Sagitta.
un vino che ha ricevuto già due riconoscimenti internazionali. Uno è la medaglia d'argento al concorso mondiale di Bruxelles e un altro qui un aguardo rosso per stare nell'area collettiva appunto del Merano Wine Festival. È un vino che in effetti è un matrimonio, si chiama Spedius 2021, è un matrimonio tra vitigno internazionale e vitigno autoctono. Il vitigno internazionale è il Syrah, il vitigno autoctono è il Magliocco, Magliocco dolce in particolare. E quindi da questo matrimonio è uscito un vino potente, potente come tannini, potente come alcolicità, di buona struttura, con uno spettro aromatico eccellente. E noi siamo molto contenti di questo risultato, anche perché è il secondo anno che imbottigliamo vini. Quindi, insomma, un'esperienza nuovissima. Non siamo veterani, no? Abbiamo prodotto per 10 anni uno sfuso con l'obiettivo di arrivare all'imbottigliato. E finalmente ci siamo arrivati. Quando ci siamo arrivati, con ottimi risultati. Noi in Calabria abbiamo veramente ottenuto un risultato importante per i nostri giudici internazionali che hanno scoperto un territorio meraviglioso, Calabria meravigliosa e straordinaria assolutamente in tutti i punti di vista, sia dal territorio ma anche il food e soprattutto il wine per il quale sono stati chiamati a partecipare, e sono rimasti tutti altamente entusiasti di questo territorio e anche della consapevolezza nel scoprire qualcosa che ancora non era forse molto noto a livello internazionale. In virtù dei risultati, dei grandi risultati ottenuti con il concorso mondiale in Calabria fatto a Cosenza, nella città di Rende, si è pensato di fare il concorso dei rosé, quindi dedicato al mondo dei rosé, che verrà fatto a Cirò nel 2025. E questa è un'opportunità importantissima per il territorio sia del Cirò ma di tutta la Calabria, perché avremo l'occasione di far conoscere dei rosati importanti a livello internazionale. La Calabria ha dei poteri nascosti, nel senso veramente dei valori importanti che noi stessi, io vivo a Roma, ma noi stessi abbiamo a volte difficoltà a scoprire, ed è eccezionale, è un territorio veramente che lascia stupire continuamente.